Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la politica. L'ormai ex assessore del comune dell'Aquila di Cosimo è stato scaricato anche dal suo gruppo consigliare. Continuano le polemiche in seno alla giunta, prossima ad un corposo rimpasto. Il servizio di Daniela Rosone. In comune nuvole sempre più nere. Anche il gruppo Insieme per l'Aquila scarica l'ormai ex assessore Sabrina Di Cosimo, dicendo di comprendere le ragioni del sindaco. Ad incontrare la rappresentanza dell'intero gruppo consigliare è stato il consigliere comunale, il capogruppo di Insieme per l'Aquila, Roberto Silveri. Il sindaco mi ha illustrato le ragioni della decisione, ha raccontato Silveri, e le modalità con cui è stata attuata. Preso atto delle ragioni del sindaco e delle non concordate esternazioni dell'ex assessore, il gruppo consigliare Insieme per l'Aquila prende atto e accetta il provvedimento adottato dal primo cittadino, nei confronti del quale si ribadisce la massima fiducia. Anche alla luce di quanto riportato da alcuni organi di stampa, precisa Silveri che il gruppo Insieme per l'Aquila si farà carico di portare avanti e concretizzare il lavoro di Sabrina Di Cosimo sul carnevale in città, che si svolgerà regolarmente. L'ex assessore, proprio sul suo profilo Facebook e anche in alcune interviste rilasciate, aveva detto di stare a lavorare sul carnevale aquilano quando è stata raggiunta dalla decisione del sindaco, e aveva detto dunque non si farà. Ed ecco ora la risposta di Silveri, che invece tuona: il carnevale si farà. È certo che questa è un'altra puntata che va ad arricchire ormai una telenovela a cui però i cittadini aquilani, almeno così si legge nei social, sono stanchi di assistere. Recuperare i lavoratori precari che per anni sono stati utilizzati nei centri per l'impiego per affiancare gli attuali dipendenti è la richiesta dell'Unione Sindacale di Base di Pescara in vista del 6 marzo, data in cui sarà possibile iniziare a presentare la domanda per accedere al reddito di cittadinanza. La competenza degli ex lavoratori permetterebbe un'immediata operatività degli stessi ed un risparmio dei costi di formazione. Vediamo. 4.000 lavoratori dovranno entrare nei centri per l'impiego nelle regioni di tutta Italia. Abbiamo decine e decine di lavoratori già impiegati in questo servizio in Abruzzo. Noi chiediamo che la regione Abruzzo si faccia garante nel garantire appunto a questi lavoratori un reimpiego all'interno dei centri per l'impiego. Sono lavoratori che hanno maturato anzianità di servizio, hanno maturato competenze per far sì che il reddito di cittadinanza possa essere una misura efficace. C'è bisogno di lavoratori preparati. Loro sono già pronti, non vediamo per quale motivo bisogna girare lo sguardo da un'altra parte. Noi rappresentiamo appunto i precari di tutta la regione che chiedono attraverso questa circostanza di rientrare negli uffici dei centri per l'impiego e quindi di non disperdere tutto questo patrimonio di esperienza che è stata acquisita negli anni, e chiediamo di far presto perché noi poi sappiamo come fare e cosa fare, e quindi di rientrare immediatamente anche per rendere attiva ed efficace la misura del reddito di cittadinanza. La squadra mobile dell'Aquila, sezione reati contro la persona, con ordinanza del GIP del Tribunale Giuseppe Romano Gargarella, su richiesta del PM Roberta Davoglio, ha arrestato e domiciliare un cinquantenne aquilano con l'accusa di maltrattamento in famiglia e lesioni personali. Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia, culminata con l'arresto di un cinquantenne aquilano. La squadra mobile dell'Aquila ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cinquantenne dell'Aquila. Un provvedimento che arriva dopo le indagini svolte dagli investigatori della mobile, che hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ricostruendo, attraverso le testimonianze dei congiunti, episodi di violenza compiuti dallo stesso nei confronti della coniuge. Le indagini sono state avviate infatti a seguito della querela presentata dalla moglie e hanno evidenziato che l'uomo dal 2017 in più occasioni avrebbe maltrattato la donna anche in presenza dei figli minori, con vessazioni morali e fisiche, tanto che la donna è dovuta ricorrere più volte alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il comportamento dell'uomo ha reso la vita familiare davvero difficile per tutti gli altri membri della famiglia, che vivevano ormai in un clima di terrore e disagio. All'uomo sono stati dati i domiciliari nella casa da cui da tempo la consorte insieme con i figli si era allontanata.
La GRIF della carne al centro di una serie di controlli da parte dei carabinieri del NAS di Pescara, che stanno conducendo una serie di attività ispettive in tutto l'Abruzzo al fine di reprimere forme di frode in commercio. Il bilancio è di 2 persone denunciate e di 1 quintale di prodotti rimossi dal commercio. In particolare in provincia di Chieti, i militari per la tutela della salute hanno individuato una ditta di lavorazione e commercializzazione di prodotti a base di carne, la quale vantava come appartenente alle razze Chianina e Angus diverse preparazioni e tagli carne venduti ad altre imprese alimentari locali che in realtà non lo erano. Il responsabile è stato segnalato all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio, aggravato dall'aver utilizzato denominazioni tutelate quali la razza Chianina, che rientra nel marchio IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale. Sempre in provincia di Chieti, NAS, con la collaborazione di personale del Dipartimento di Protezione della ASL, hanno rimosso dal commercio oltre 100 kg di vari prodotti a base di carne detenuti e pronti per essere venduti, sebbene privi di informazioni utili a poterne individuare la rintracciabilità. Nel pescarese, i carabinieri per la tutela della salute hanno segnalato alla Procura della Repubblica, sempre per frode, il responsabile di un'attività di rivendita carni che prometteva tagli di Kobe giapponese a basso costo. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che quella in vendita era carne non appartenente alla pregiata e costosa razza nipponica. Gli operatori del settore, oltre alla denuncia penale, sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati all'autorità competente. Ed ora cambiamo argomento. L'accordo per il rinnovo della collaborazione fra FCA e altri gruppi industriali per la costruzione del Ducato potrebbe portare fino a 500 nuove assunzioni. Almeno questo è quanto si aspetta il segretario della FIM, Domenico Bologna. È positiva perché noi faremo anche altri tipi di furgoni, oltre a quelli che già facciamo, faremo quelli che prima faceva Opel, un po' più grandi. Ci aspettiamo una grossa ricaduta occupazionale, centinaia di lavoratori che dovranno essere assunti per turni aggiuntivi, così come è stato scritto nel comunicato da FCA e PSA per l'alleanza che hanno avuto. E poi c'è la questione dei sabati pomeriggio lavorativi che non vanno giù ai sindacati. Ma non è che non vanno giù ai sindacati, noi come FIM l'avevamo scritto in tempi non sospetti circa 20 giorni fa in un comunicato invitando l'azienda a ripensarci, non vanno giù non ai sindacati, non vanno giù ai lavoratori, perché i lavoratori sono pronti a fare turni aggiuntivi, già lo sanno e non capiscono perché non si anticipa questa discussione, si va nei sabati pomeriggio. Cioè, l'idea è quella di cercare di spremere il più possibile i lavoratori per poi andare ai turni aggiuntivi, cioè questo è quello che percepiscono i lavoratori. Allora l'azienda e anche noi come sindacato abbiamo cercato di suggerirglielo, deve mantenere questo, anche il consenso tra i lavoratori per affrontare questa nuova sfida. È una sfida che i lavoratori hanno dimostrato in tantissimi anni di vincere, cioè la ricchezza della Sevel, deve capirlo l'attuale dirigenza, sono i lavoratori che da 40 anni hanno fatto record su record e stanno spingendo nonostante le difficoltà infrastrutturali che noi come abbiamo nella zona industriale, ha un investimento importante, ha un investimento determinante per l'Abruzzo, perché non dobbiamo dimenticarci che oltre le assunzioni che saranno fatte direttamente in Sevel, a cascata ci saranno altre 2 sull'indotto. Stiamo parlando veramente di una svolta per l'Abruzzo. Per la prima volta dopo tanti anni cominciamo a rivedere la luce, fermiamo l'emorragia dei nostri giovani che stavano andando fuori dall'Abruzzo. Settimane importanti per il comune di Civitella Casanova, infatti nei giorni scorsi è stato avviato il tavolo tecnico per la ricostruzione e successiva riapertura della chiesa Beata Vergine Madonna delle Grazie. Inoltre grande soddisfazione per aver attivato la prima centrale termica della provincia di Pescara. Il servizio di Vestina News.
L'ottimo consenso di preferenze riportato dal sindaco di Civitella Casanova Marco D'Andrea nelle passate elezioni regionali, anche se non sufficienti per consentirgli un posto in Regione Abruzzo, è sicuramente riprova di un ottimo lavoro che sta svolgendo nel suo comune. Buone notizie arrivano dal comune Pedemontano Vestino per i fedeli e per gli amanti del turismo dei piccoli centri d'Abruzzo. Infatti, dopo 10 anni di ritardi burocratici, di incontri, lettere e mancanze, ecco che grazie ad un lavoro di mediazione compiuto dall'ufficio tecnico del comune di Civitella Casanova si sono poste le basi per rimettere sul giusto binario il restauro della chiesa Beata Vergine Maria delle Grazie. Infatti il comune guidato dal sindaco D'Andrea, soggetto terzo ed estraneo alla ricostruzione, ha messo a disposizione della curia, ente proprietario, e del MIBACT Abruzzo, ente deputato alla tutela del patrimonio artistico, i propri tecnici a titolo gratuito, sottoscrivendo una convenzione con i due enti per cercare di abbreviare i termini e redigere il progetto di consolidamento e restauro della chiesa, visto che dopo 10 anni non esiste e non è mai esistito nessun progetto di restauro depositato in nessun ufficio della curia o della regione. Un primo incontro di lavoro si è già svolto alla presenza del sindaco Marco D'Andrea e del parroco Don Windel Pastorizia e del team tecnico guidato dall'architetto Massimo Macrini. L'amministrazione comunale, commenta il sindaco, tiene particolarmente a ringraziare tutti i tecnici che hanno accettato di far parte di questa tutt'altro che facile impresa, facendosi carico di un onere molto impegnativo che richiederà notevole sforzo, tempo e dedizione ben oltre gli impegni lavorativi di ciascuno. Ma Civitella Casanova non è solo ricostruzione post-sismica, perché nei giorni scorsi è stata attivata la prima centrale termica del polo scolastico di via Marconi, il primo nella provincia di Pescara, realizzata completamente a costo zero grazie al programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse. Il finanziamento ricevuto, di pari importo a 250.000 euro a fondo perduto, ha permesso infatti di costruire ed acquistare tutto quanto necessario per la piena funzionalità della stessa. Da questo momento, quindi, il polo scolastico di via Marconi è riscaldato dal nuovo impianto a biomassa, che consente una riduzione dei costi ed una riduzione delle emissioni di gas serra nell'ambiente. A Chieti Scalo è stata consegnata alla cittadinanza la nuova piazza situata nell'area tra via Capestrano e piazza Roccaraso, dedicata ai caduti di Nassiria ed adibita a parcheggio. È giusto che ci sia anche nella nostra città una piazza dedicata ai martiri di Nassiria, ma è soprattutto un luogo che oggi consegniamo alla città, consegniamo alla parte bassa della città, che deve essere ancora completato, perché al di là dei parcheggi, della sistemazione dell'area, adesso voglio che in quest'area vengano anche installate delle panchine e altri servizi che possano essere utili ai cittadini che in questo luogo vorranno trascorrere il loro tempo. È stato detto grazie a chi per convenzione doveva realizzare quest'opera e finalmente l'ha realizzata. Da quando ci siamo noi, chi firma convenzioni con il comune poi realizza anche le opere. Abbiamo detto no da tanto tempo a quelle convenzioni scellerate che qualcun altro sottoscriveva, che prevedevano la realizzazione di giardini all'interno dei condomini che venivano venduti come standard urbanistici per la città. Adesso quest'area non è una pertinenza di un condominio, ma è un'area comunale che tutti potranno fruire. Proseguono i disguidi per i cittadini che si recano presso l'ufficio cassa del comando della Polizia Municipale di Pescara per pagare le contravvenzioni, ma trovano l'ufficio chiuso senza preavviso a causa della mancanza di personale. Vediamo. Per la seconda volta, a distanza di 8 giorni, l'ufficio cassa e verbali oggi pomeriggio chiuderà al pubblico. Quindi le persone di Pescara che verranno a pagare la multa troveranno l'ufficio chiuso. Questa è una disfunzione che si ripete. Sicuramente c'è una probabile disorganizzazione nell'organizzare i servizi. Forse sono stati spostati degli operatori della Polizia Municipale presso altri servizi, ma questo significa lo stato di abbandono in cui versa il comando della Polizia Municipale di Pescara sotto il disinteresse dell'amministrazione Alessandrini. Qualche giorno fa abbiamo detto che questo edificio alle nostre spalle probabilmente presenta dei rischi, mancano dei collaudi. Sino ad oggi non abbiamo avuto la risposta e ricordo che in questa sede si riunisce in caso di calamità il centro operativo comunale, quindi in un luogo non adatto. Ricordo che c'è un codice di comportamento che impone anche ai dirigenti di coordinare al meglio per il benessere dei suoi dipendenti, quindi probabilmente l'amministrazione Alessandrini si disinteressa di questo
problema e speriamo che il comandante vada lì a battere i pugni sul tavolo. Torna puntuale il premio Teramo per un racconto inedito che si conferma una tra le più prestigiose manifestazioni letterarie in Italia. L'amministrazione comunale di Teramo ha presentato questa mattina la 45esima edizione del premio che offre nuovi spunti e opportunità per gli scrittori. Per noi Tania Bonnici Castelli. Presentata dall'amministrazione comunale di Teramo, la 45esima edizione del premio Teramo per un racconto inedito, una delle manifestazioni letterarie più longeve e prestigiose del panorama culturale italiano. Alla prima edizione, nel 1959, parteciparono 76 concorrenti, ma già l'anno successivo pervennero 322 racconti che aumentarono di anno in anno fino agli 800 delle recenti edizioni. Si tratta di una formula, quella del racconto inedito, e dall'altro di una tradizione letteraria davvero dignitosissima che fa di Teramo un punto di riferimento per chi predilige e percorre questo tipo di letteratura, questo tipo di modalità letteraria che è il racconto evidentemente. Preme sottolineare da questo punto di vista che è compito di questa amministrazione, che si è insediata soltanto praticamente nel luglio del 2018, è quella di riattivare, per riannodare quelle fila spesso recise negli ultimi anni che ha impedito che il primo Teramo, come dire, avesse una sua cadenza annuale e quindi una continuità non soltanto temporale ma una continuità sotto il profilo strettamente culturale, oltre che temporale da questo punto di vista. Siamo riusciti a bandire in tempi, credo, sostanzialmente ravvicinati la 45esima edizione in due sezioni, una sezione speciale di cui si parlerà più tardi evidentemente in maniera più diffusa e nel premio tradizionale del racconto inedito che avremo modo poi di valorizzare al momento della manifestazione finale che si svolgerà sicuramente a ottobre, comunque nell'autunno corrente. Le novità di questa nuova edizione? Allora, per quanto riguarda il bando e quindi l'invio di racconti inediti, non ci sono variazioni rispetto al passato. C'è una novità all'interno del regolamento, la sezione premi speciali. Abbiamo aggiunto un articolo nel quale abbiamo istituito il premio speciale per una raccolta di racconti edita. Quindi ci apriamo anche all'edito. Aprendoci all'edito, questo fatto viene bilanciato, però che noi rimaniamo sempre nell'ambito della narrazione breve. L'istituzione del premio Teramo fu strettamente legata ad un tragico evento. Nella notte del 18 marzo del 1959, in un terribile incidente stradale, furono coinvolti 8 giovani studenti teramani e 4 di essi persero la vita. Stipati a bordo di un'unica vettura, si erano recati a Pescara per partecipare ad uno degli incontri che gli universitari abruzzesi organizzavano nel tentativo di favorire la nascita di un ateneo abruzzese. Per ricordare quei giovani, nell'ambito delle manifestazioni del giugno teramano, fu bandita la prima edizione del premio letterario Teramo per un racconto inedito, che tranne un'interruzione di 8 anni dal 1978 al 1986, continua il suo cammino e si conferma come una delle più prestigiose manifestazioni letterarie. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B. Prima vittoria nel 2019 per il Pescara che espugna lo Scida di Crotone e tiene il passo delle migliori. I biancazzurri ipotecano la vittoria nei primi 20 minuti con Monachello e Campagnaro, soffrono la reazione dei calabresi ma riescono a gestire bene il doppio vantaggio nel corso della ripresa. Serata di rabbia per il Crotone, il tecnico Stroppa e il presidente Vrenna hanno contestato l'arbitraggio di Rapuano di Rimini. Per noi Paolo Renzetti. Un Pescara cinico e concreto passa Alessio Scida al termine di una vera e propria corrida calcistica, ottenendo il terzo successo esterno della stagione e conquistando anche la prima vittoria del 2019 che fa tornare il sorriso ai tifosi biancazzurri dopo qualche pareggio di troppo. Non è stato affatto semplice portare a casa i 3 punti, ma forse dalla Calabria inizia un nuovo campionato per il Delfino. Pillon ripropone il 4-3-1-2 di Foggia con la conferma della squadra dello Zaccheria e con l'unica variante di Crecco per Melegoni. Per il resto spazio alla squadra scesa in campo una settimana fa. Nel Crotone Stroppa si affida al 3-5-2 in campo, spazio agli ex Benali e Pettinari. Assente Rodien per squalifica, sugli spalti circa 6.000 spettatori con una trentina di supporters biancazzurri. Nel match diretto da Rapuano di Rimini parte bene la squadra di casa al quarto con un colpo di testa di Pettinari che mette la sfera sopra la traversa. La risposta del Delfino è però sanguinosa, visto che al 10° Mancuso lancia Monachello che
si presenta tutto solo davanti a Cordaz, superando con un tocco delizioso il portiere calabrese per il vantaggio abruzzese. Quinta rete stagionale per l'ex ascolano, che esulta con tutti i compagni. Partita in discesa per i biancazzurri, che però rischiano al dodicesimo quando Barberis colpisce un palo clamoroso dopo un tocco però decisivo di Fiorillo, e con la difesa biancazzurra che riesce alla fine a salvarsi. Passano 4 minuti e sugli sviluppi di un angolo la sfera termina a Campagnaro, che di tacco mette alle spalle alla Maradona e regalando al Pescara il raddoppio. Per l'argentino la prima rete della stagione, anche se all'uscita il quasi 39enne difensore biancazzurro aveva già segnato con la maglia del Delfino. La squadra di casa non ci sta e si butta in avanti. Pettinari sugli sviluppi del corner chiama Fiorillo con una grande girata di testa alla parata, sulla ribattuta, pallone sul palo e poi Spolli cerca il tapin con il disturbo di Scognamiglio. Sarebbe rigore per i tifosi di casa, con il direttore di gara Rapuano di Rimini che lascia invece proseguire fra le proteste della curva crotonese. Stroppa protesta anche lui dalla panchina e viene allontanato dal contestatissimo arbitro romagnolo. Si placa poi nel finale di primo tempo la foga calabrese con il Pescara, che riesce così a rientrare negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Nella ripresa padroni di casa in campo con Molina e Firenze per Barberis e Milic, con la gara più equilibrata e con i biancazzurri all'ottavo vicini al terzo gol, ancora con Campagnaro che di testa mette sopra la traversa. Il Crotone dimostra di avere un'eccellente condizione fisica, anche se al quarto d'ora Monachello in area crotonese tira fra le braccia di Cordaz. Meno incisivo l'11 pitagorico, che comunque attacca e rischia però anche al ventesimo con un tiro di un soffio al lato di Scognamiglio, ma il Crotone non si arrende con al ventesimo il miracolo di Fiorillo sull'ex compagno di squadra Pettinari. Nel Crotone c'è anche Simi, mentre Pillon risponde con Gravion al posto di Monachello e con il Delfino che si sistema in campo con il 5-3-2. La contesa vede i locali in avanti, ma non è come nel primo tempo. I biancazzurri controllano senza grandi problemi e vanno ancora vicini al terzo gol, come accade al 34esimo quando Cordaz dice no a Crecco. Gli ultimi minuti non regalano poi emozioni, da segnalare solo al 41esimo l'esordio in biancazzurro per il giovane Sottil, che prende il posto di un esausto Marras. Il finale di partita è così dolce per il Pescara, che al 94esimo festeggia un successo che vale davvero oro. In questo periodo storico del campionato, insomma, cambiando, si è vista una squadra più compatta. Ma è l'atteggiamento, la voglia, lo spirito che la squadra ha messo in campo, lo spirito giusto di determinazione contro una squadra molto difficile, secondo me molto forte. La squadra che si è visto che dopo il 2-0 ha cercato in tutti i modi di riaprire la partita, mentre nel secondo tempo siamo stati, secondo me, molto bravi. Abbiamo chiuso tutti gli spazi, ripartivamo veloce e abbiamo avuto anche diverse possibilità di fare altri gol, e questa magari è una pecca che dobbiamo eliminare. Cosa cambia questa vittoria? Se cambia qualcosa un po', potrebbe essere questo un po' il crocevia del campionato del Pescara? Ah, una vittoria fondamentale, perché ormai credo che la salvezza sia acquisita. Primo obiettivo è stato raggiunto, adesso pensiamo all'altro obiettivo, che sono i play-off. Cercare di guadagnarsi più punti possibile per guadagnare i play-off. Poi si vedrà. Intanto giochiamoci tutte le partite come abbiamo fatto stasera. Due parole per Campagnaro sono d'obbligo, e anche per Fiorillo, che ha effettuato 3-4 parate miracolose. Sì, Campagnaro, Scognamiglio, Fiorillo. Scognamiglio anche gli è nato la figlia. Sì, sono contento per lui, abbiamo festeggiato nel miglior modo possibile. Allora, io me lo dovete consentire, questa sera non riesco a parlare di calcio. Mi dispiace. Ha ragione. Mi dispiace, perché così io così non ci sto. Non ci sto. È talmente evidente, palese, plateale quello che è successo, che è assurdo. Abbiamo perso, sto zitto. Però non esiste che occasioni del genere non vengano sanzionate, è una roba allucinante, soprattutto per quello che poi ci vengono a dire. Sono stato espulso e non mi vengono a dire perché sono stato espulso, tra le altre cose non ho reclamato e non ho fatto niente. Ditemi voi, chi mandi via l'allenatore? Tu mandi via l'allenatore. Ma è una roba allucinante quello che ho visto stasera, una roba allucinante. Quindi non riesco, scusatemi, non riesco a parlare di calcio stasera, grazie. Ed ora scendiamo in Serie C. Dopo il pareggio interno con il Monza, il Teramo è tornato al lavoro in vista della trasferta di Ravenna di sabato prossimo alle ore 18:30. Partita speciale per Caidi, che oltre ad essere ravennate doc, da quando si è infortunato Speranza è divenuto leader in pectore della formazione biancorossa. Bisogna fare punti
più punti possibili in queste partite ed evitare di trovarsi alle ultime giornate con l'acqua alla gola. Quindi significa cominciare a fare punti importanti e bisogna iniziare a farli fin da sabato. In questo girone così equilibrato la spunta chi ha più continuità e chi ha fame per più tempo possibile, perché non si può fare una partita bene o una male, perché questa altalena di prestazioni non va bene. Ecco, bisogna cercare di avere più continuità e cercare di fare comunque prestazioni, al di là del risultato, fare comunque delle ottime prestazioni a livello di atteggiamento più che altro, perché alla fine fai delle buone partite, poi magari puoi anche non portare a casa la vittoria, però alla lunga, facendo delle buone prestazioni, spesso arrivano i risultati. Siamo arrivati a un punto che è inutile dire frasi fatte come dire non guardiamo la classifica, guardiamo la classifica parla chiaro, bisogna fare punti. Non è che si può pensare alla prossima ormai la prossima non c'è più, e quindi bisogna cercare di fare punti per toglierci definitivamente da questa situazione, come ripeto, il prima possibile. Sabato sono a casa e spero di regalarmi una bella gioia davanti alla mia famiglia, ecco. Ma vergognoso, ecco, non so cosa dire. Adesso io non ho letto un po' e una cosa brutta che fa male al calcio dopo quello che è successo quest'estate, dopo tutti i problemi, ogni anno sempre le stesse cose, non va bene. Secondo me le squadre che non hanno la possibilità di fare il calcio non devono farlo già dall'inizio, non possono partire, secondo me, squadre che non hanno le possibilità economiche di affrontare un campionato. Quindi dispiace per ragazzi che magari sono in queste situazioni, e quindi è un po' è brutto, dai. Per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.